Ogni giorno che passa, questa notizia si riempie di dramma peggio di una telenovela spagnola. Sapete tutti di cosa sto parlando, vero? Vabbè, per chi non sa cosa sto per raccontarvi, allora iniziamo dal principio. Nel 2021 i ragazzi di Fantastic annunciano un nuovo videogioco. Dopo Prop Night e Wild Hate, gli sviluppatori russi si spingono poi in alto, annunciando un lavoro fatto per 6 anni, The Day Before. The Day Before era stato promesso come un MMORPG a tema zombie, una sorta di DayZ, ma molto più grosso. I primi trailer escono e sembra una sorta di The Last of Us multiplayer. Tanti zombie, costruzioni al momento, ambientazioni post-apocalittica, dove si possono visitare tanti edifici, veicoli da usare per l'ambiente, violenza, realismo. Aveva le carte a posto per essere un buon gioco, ma dopo quel trailer non si è più saputo minimamente nulla. 2 anni di silenzio, totalmente scomparso. Molti stavano iniziando a credere che forse era un imbroglio. Ma il 6 dicembre 2023 arriva la fatidica notizia. The Day Before esce con un ottimo trailer, dove spiega ogni piccola cosa che sarà disponibile il giorno dopo su Steam. E un messaggio in cui scriveva delle scuse e diceva: no ragazzi, tranquilli, questo gioco non è una truffa. La gente aspetta con ansia il 7 dicembre, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. L'orario di sblocco arriva e diciamo solo che Steam sarà leggermente impazzito per via delle richieste di rimborso. 20.000 recensioni negative, meglio parlare di non quelle positive, perché quelle sono maggiormente meme divertenti. Server non funzionanti, gioco non rotto, ma di più, dove tutto quello promesso nel trailer non c'era nemmeno, minimamente, non c'era proprio nulla, ma nemmeno i combattimenti corpo a corpo. Sviluppatori arruolati al momento, non pagati e incazzati, che fanno uscire leak di informazioni sullo sviluppo. Se quelli di Fantastic volevano far parlare di sé, beh, ce l'hanno fatta. E questo è successo in un singolo giorno. 3 giorni dopo, quindi l'11 dicembre, Fantastic dichiara bancarotta e decide di andarsene con la grana. Anche se, beh, Steam avrà bloccato i loro pagamenti e quindi no money, no party, cari ragazzi miei. E oggi, 12 dicembre, nemmeno una settimana dopo, il gioco viene cancellato dalla libreria di Steam, lasciando chi ha ancora il gioco e non è riuscito a rimborsarlo in balia dell'oblio. Alcuni avevano anche la pazienza di difendere questa SH pensando: ehi, sono sviluppatori indipendenti, vedrai che risolveranno il problema, ma ahimè hanno preso un bel pugno sui denti quando hanno deciso di cancellare ogni traccia sul web, togliendo sito internet, account social, eccetera, 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 eccetera. Beh, se volete sapere molto di più su questa storia, vi suggerisco di andare a vedere il canale di Robugin, dove troverete molti video riguardo alla situazione. Oltre a quelli, è molto bravo a spiegare anche altre faccende nel mondo videoludico, e fidatevi, merita tantissimo. Quindi andatevi a iscrivervi al suo canale e salutatelo da parte mia. In ogni caso, parlando del fattore di imbrogli su Steam, se devo dirvela tutta, già si sapeva. Non voglio fare il Nostradamus della situazione, non voglio esserlo. Però dai, un gioco così ambizioso era normale che poteva fare il passo più lungo della gamba. Solo che non mi aspettavo questo casino. Diciamo che si sentiva nell'aria che il gioco poteva fare la fine di molti altri disponibili su Steam. La domanda però viene spontanea. Non è il come gente del genere abbia creato un gioco così a e sia riuscito a vendere, ma come ha fatto un gioco del genere ad essere finito sulla bocca di tutti? La stessa domanda me la sono fatta spesso anche con altri giochi. Sto parlando di Abandoned della Blue Box, che, diciamocela tutta, è stato abbandonato. Nel mondo videoludico è facile imbattersi in giochi che non sono come quelli promessi. Molto spesso lo si vede anche su Facebook o su altri social, come quelli per cellulare ad esempio, con trailer molto meme, per poi scoprire che in realtà erano dei semplici giochini strategici a pagamento con pubblicità, microtransazioni da ogni poro e chi ne ha più ne metta. Ma com'è possibile credere in giochi del genere? Come fanno a vendere così tanto? Beh, speriamo solo che ora Steam faccia qualche controllo in più, così da non far sì che i giocatori si imbattano in altra roba del genere.